Rocco Giuliano, una brillante affermazione che la porta di nuovo a guidare la comunità di Polla. Sì, è una grande soddisfazione che dopo quasi 40 anni sono stato amministratore di questa comunità, ancora oggi la comunità pollese ha voluto premiarmi per la, diciamo, per la stima, anche per quello che ho fatto. Dolore e commozione a Polla e nell'intero comprensorio per la scomparsa del sindaco Rocco Giuliano. Nel pomeriggio di ieri è venuto a mancare all'età di 75 anni a Napoli, presso il cui policlinico era ricoverato per un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto una decina di giorni fa. Come prassi, dopo l'operazione si trovava nel reparto di terapia intensiva, ma nella mattinata di domenica le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, portando i medici ad eseguire un nuovo intervento d'urgenza. Purtroppo però un arresto cardiaco se lo è portato via per sempre. Che le condizioni di salute di Giuliano nell'ultimo periodo non fossero buone era diventato di dominio pubblico quando, i primi giorni di aprile, durante la cerimonia per la donazione di una barella biocontenitiva a Luigi Curto, aveva accusato un malore. Aveva rimandato a lungo però la delicata operazione che avrebbe dovuto sostenere per poter stare vicino alla sua Polla nel momento centrale dell'emergenza sanitaria, quando il contagio dilagava e si stava attrezzando l'ospedale. Del resto l'impegno per la sua città e il suo ruolo istituzionale hanno permeato tutta la sua vita fino all'ultimo respiro. Originario di Brienza, Giuliano aveva trascorso la sua infanzia a Polla. I suoi primi passi nel mondo della politica li aveva fatti all'età di 25 anni, candidandosi al Consiglio Comunale di Polla, ma rimanendone fuori a favore di un candidato più anziano. 5 anni dopo, nel 1975, ci aveva ritentato, facendo questa volta centro e dando il via alla sua lunga carriera politica durata ben 45 anni. Aveva esordito in Consiglio Comunale a Polla come vice sindaco e aveva mantenuto la carica fino al 1990. Poi si era proposto come primo cittadino, ottenendo ancora il favore della sua gente. Ha ricoperto infatti quell'incarico, prima senza soluzione di continuità, dal 1990 al 2005 per 3 consiliature, poi dal 2013 al 2018 e infine vincendo proprio 2 anni fa ancora le elezioni. Anche raggiunti i limiti di mandato nel 2005, non era stato con le mani in mano. In quella di tempo era stato vice sindaco fino al 2013 e aveva ricoperto l'importante incarico di assessore ai lavori pubblici e ai trasporti in provincia a Salerno durante la giunta Villani. A Palazzo Sant'Agostino c'era tornato anche nel 2009 come consigliere provinciale all'epoca di Cirielli. Con la destra o con la sinistra non aveva mai tradito il suo ideale socialista, quel garofano craxiano a cui era rimasto sempre fedele. Per Polla poi non aveva lesinato energie, aveva combattuto più volte per l'ospedale, senza mandarle a dire, e recentemente con successo anche contro l'arrivo di 2000 tonnellate di rifiuti presso l'area industriale in un duello al veleno con il presidente della provincia strianese. Decano dei sindaci valdianesi, era riuscito a mantenere il contatto con la gente che continuava a decretargli il favore e la fiducia e che adesso ne piange tristemente la scomparsa. Lascia la moglie Concetta Matonti, i 2 figli Vincenzo e Fabrizia e quei 3 nipoti a cui era molto affezionato e a cui voleva dedicarsi al termine del suo mandato.